Ciao! Come vedete sono in un nuovo appartamento e anche se oggi non è il mio compleanno, sono qui per farvi un regalo, perché questo sarà un video grandioso. Perciò, prima di iniziare, brindiamo alla vostra. Su, non fate complimenti, brindate con me. Acqua, che imbarazzo. Benvenuti su Podcast Italiano. Tranquilli, non mi sono drogato. Questi sono ispanismi e questa è Elena del fantastico canale Linguriosa. Hola, buenas tardes. Hola, Elena. Pero por favor, que me llamo Elena. Perdón, es que en italiano decimos Elena. Ya lo sé, no te preocupes, Davide. Come mi ha chiamato? Que no, Davide. Sarà meglio, eh? Elena ha un fantastico canale sulla lingua spagnola. Se sapete lo spagnolo, dovete seguirla. Oye, hay un problema. ¿Qué problema? A ver, es que en mi canal tendrías que hablar en italiano. No hay problema. A ver, mi italiano es muy bueno. Lo he practicado durante muchos años. Sono muy contenta di stare qua nel tuo canolo di YouTube. Cannolo. Ti aspetto. Ti aspetto. Ecco, no, bene, bene, benissimo, però forse. Che no! In realtà parlo benissimo, quasi un C2. Senti, qual è l'argomento del video? Ispanismi in italiano. Ne sai qualcosa? Beh, Ovvio, sono la massima esperta mondiale. chiaro anche perché stai leggendo da un copione che ti ho preparato io. Il lessico dell'italiano è un mosaico che contiene tantissime parole provenienti da lingue straniere. Francese, provenzale, arabo, lingue germaniche. Spagnolo. Ora, se vi parlo di mojito, paella, tequila, beh, è chiaro che sono parole spagnole. Ma in passato, al contrario di oggi, le parole straniere, o forestierismi, venivano adattati, italianizzati, dando origine a termini che sembrano perfettamente italiani, ma che hanno un'origine straniera occulta. E ci sono tante parole così nel lessico dell'italiano. Non è affascinante? Forse intendi dire super interessante. Comunque, tra il 5 e il 600 l'italiano ha preso dallo spagnolo più di 1000 parole che chiamiamo ispanismi o spagnolismi. Forse saprete che in quel periodo la Spagna era abbastanza potente in Europa. Ah, e aveva conquistato metà del nostro paese. Non solo del vostro. Di questi 1000, molti non si usano più, ma alcuni sono comuni ancora oggi. I settori più ricchi di spagnolismi erano la vita militare o navigazione. Ronda, Ronda, recluta, recluta, guerriglia, guerriglia, baia, baia, embarco, imbarco, huracán, uragano. Vengono dallo spagnolo. Molti poi sono legati alla vita di corte o alla vita sociale in generale. etichetta, Etichetta. desenvoltura, Disinvoltura. brio, Brio. regalo, Regalo. cumplimiento. Complimento. Abbiamo quindi termini che in spagnolo provenivano da lingue parlate nelle Americhe. Cacao, Cacao. mais, Mais. patata, Patata. iguana. Iguana. Ma vediamo nello specifico alcuni degli ispanismi più comuni, iniziando da appartamento. Appartamento è super interessante. Viene dallo spagnolo appartamento, che significa luogo appartato, cioè isolato. Ok, questo non è così interessante, ma in spagnolo abbiamo anche appartamento, senza i, che significa appartamento e viene a sua volta dall'italiano. Super interessante. Dai, dammene un'altra. Regalo? Regalo è Ma super. devi per forza parlare così. Ehi, l'hai scritto tu nel copione, guarda. Ah sì? Con tono tipico dell'inguriosa. Ah già. Comunque, ora ti sorprenderò. Regalo in italiano viene dallo spagnolo regalo. Pazzesco. A proposito, vuoi sapere come sappiamo che è un ispanismo? C'è scritto. Non devi chiedermelo. Come sappiamo che è un ispanismo? Grazie della domanda. Lo sappiamo grazie a Francesco Panigarola, vescovo e predicatore italiano, che nel 500 si lamentava del fatto che ogni cavaliere italiano che passava 4 giorni in Spagna tornava in Italia dicendo parole come disquidi, regalo e altri ispanismi che oggi non hanno più senso. Ma quindi regalar in spagnolo da dove viene? L'origine di regalare in spagnolo non è super chiara, però
potrebbe venire dall'aggettivo regalis, cioè regale in italiano, ovvero ciò che è caratteristico di un re. Esta vez es un rey de verdad. Se diamo un regalo a una persona, la stiamo trattando come un re. Io infatti ti sto regalando l'onore di partecipare a uno dei miei video. No, che onore, tu mi paghi poi, eh? Secondo un'altra teoria, deriva dal francese galère, con l'aggiunta di re, un prefisso intensivo in spagnolo. Bella pronuncia. Ci ho lavorato anni. Ma che è galè? Galère vuol dire praticamente... Non ricordo. Ma come non ricordi? No, è che il copione dice che non mi ricordo e che in questo momento entra Elisa del canale French Mornings with Elisa. Elisa, che ci fai? Ho sentito l'accento in francese di Elena e ho pensato di intervenire. Che? Galet in francese antico significava divertirsi e da galet derivano parole come gala, galante, galanteria. Ecco, lo stavo per dire. Ma sapete da dove viene galè? No, dici tu. Potrebbe derivare da un termine germanico, vala, imparentato con l'inglese well e il tedesco wohl. Wow! Questo sì che è interessante. Avrei dovuto saperlo io. Che imbarazzo. Imbarazzo! Imbarazzo è una parola super interessante. Deriva dallo spagnolo embarazar, che viene dal portoghese imbarazzar. Leo, pure tu! Scusate, che ho sentito portoghese e dovevo intervenire anch'io. Beh, raccontaci. Embarazzar in portoghese deriva dalla parola braço o braça, che oggi non è comune. E significa? Significa laccio, corda, ed è forse di origine celtica, forse araba, non si sa. Quindi embarazzar significa letteralmente impedire con un laccio, con una corda. Esprime un'idea di ostacolo, di impedimento. Quindi se sei imbarazzato è come se fossi legato da una corda. Bellissimo! Super interessante! Oggi però quando parliamo di imbarazzo, imbarazzante, parliamo soprattutto di un senso di vergogna. E in spagnolo questo senso di vergogna è trasmesso dall'aggettivo embarazoso. Ma embarazada significa un'altra cosa. Davide, perché tengo che guiñare l'ojo aquí? Es que no tiene sentido. Vabbè, sai che significa embarazada? Incinta. E embarazar? Mettere incinta. E questo perché una donna che è incinta deve portare in grembo un imbarazzo, un ostacolo, un impedimento. Non è facile essere una donna incinta. Ma sei incinta? Ma da quando? Pero che cosa decís? Come voy a estar embarazada? Comunque, anche il verbo embarazar si può usare con il significato di ostacolare, impedire, ma oggi è poco comune. Davide, ma non avete il verbo sbarazzare? Ah, sì. Sbarazzare è super interessante. Che fai, mi copi? Si forma a partire da imbarazzare, ma con il prefisso s, che in molti verbi indica una privazione. Per esempio, sfamare vuol dire togliere la fame. Spolverare, togliere la polvere. Sbarazzare, togliere un imbarazzo, cioè un impedimento, un ostacolo. Oggi si usa soprattutto nella forma sbarazzarsi. Sbarazzarsi di un mobile, sbarazzarsi di una seccatura, sbarazzarsi di una persona. Possiamo sbarazzarci di Leo e Elisa? Non fanno niente. Ma come sbarazzarvi di noi? Ma che vi abbiamo fatto? Niente. Scusami Leo, ma devo già pagare Elena. Elena! Non posso permettermi altre due comparse, su. Dai, da bravo. Bravi, così si trattano gli amici. E pensare che volevamo solo aiutarti. Complimenti! Elena, complimenti! Complimento in italiano viene dallo spagnolo cumplimiento. Ma non ti dico l'etimologia perché è solo vagamente interessante. Non è super interessante. Che pigra che sei! Non sono pigra, sono traversa. Ma quindi per fare i complimenti dite cumplimientos? No, Davide, è ridicolo. Diciamo enhorabuena o felicidades. Però esiste il verbo cumplimentar, anche se non è comune. Io direi felicitar. Ma a proposito di felicitazioni, compleanno? Compleanno viene da cumpleaños, ovvero il giorno in cui compi gli anni. Cumples los años. Ma non è così interessante, no? E invece sì che lo è, perché compleanno ha del tutto sostituito termini che si usavano prima, come natalizio, inteso come giorno della nascita, o genetliaco. Gene che? Genetliaco. È un cultismo proveniente dal greco. Oggi lo usiamo prevalentemente in maniera ironica. Tipo,
Auguri di buon genetliaco. Ah, che ridere. Ma questa sostituzione è avvenuta di recente, solo nell'Ottocento. E a quel tempo il termine si usava ancora in una forma pseudo-spagnola, tipo compleannos o compleaños. Ma non piaceva a tutti. Il purista Piero Fanfani, nel suo Lessico dell'infima e corrotta italianità, scriveva: dovremmo smettere di usarla perché è un residuo della nostra servitù. E avete smesso di usarla? Beh, no. Parlando di compleanni, come si chiama quell'augurio che fate quando alzate il bicchiere? Brindisi? Esatto. Ora, questa parola in spagnolo è molto simile. Brindis. E la sua origine è super interessante. Che pesante! Sai che ho vissuto in Germania, no? Sì. E sai che in Germania si beve abbastanza, no? Sì, e quindi hai problemi con l'alcol? Ma no, ma che dici? Forse un po'. Ma non è quello il punto. Guarda che bere non fa bene alle donne incinte, eh? Che non stia imbarazzata? Scusa, scusa. Volevo spiegarti che i popoli tedeschi bevevano tanto già 500 anni fa. E quando brindavano dicevano Brindias, che significa lo porto a te. Esatto, porto a te il bicchiere o la tazza. Nel senso di bevo alla tua salute. Brindias, 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 brindis. Super interessante, ma lo sapevo già. Ne hai parlato in un tuo video. Ah già, mi ripeto un po'. La parola italiana brindisi e quella spagnola brindis sembrano derivare entrambe dal tedesco. E c'è anche chi dice che è la parola spagnola a provenire dall'italiano. E in quel caso si tratterebbe di un italianismo in spagnolo. In ogni caso, il verbo brindare in italiano sembra provenire dallo spagnolo brindar, che a sua volta derivava da brindis. Ce l'abbiamo fatta. Brindiamo? Ma chiamiamo anche gli altri. Leo, Elisa! Ragazzi, a cosa possiamo brindare? Boh. Alla salute? All'amicizia? A sto cazzo! Io e Elena abbiamo fatto un video fantastico per il suo canale. Vamos a explicarlo, Lingu. Que esto es super interesante. Ya sabes que yo siempre estoy pronto para hablar de etimología. Que siempre llegas pronto, pero si habíamos quedado a las 9 y son las 11. No, pero e potete starne certi, è un video super interessante. Su, dai, clicca. Lo puoi dire così? Come in Mario? Mario Kart Wii! Clicca. Clicca. Hemos terminado. Non me lo puedo creer. Bravo! Va, prendiamo de verdad. Brindar con agua. No es agua.